Grande attesa perché è la ripartenza della nostra Maggiolata dopo 2 anni di stop, il primo evento comunque che riparte di quelli davvero, davvero grandi, quindi l'attesa è tanta e siamo emozionati perché comunque già tornare a vedere le bandiere, a sentire l'aria di festa è veramente, veramente bello. Quindi il 22 maggio, il 24 in notturna, il 29 maggio durante l'intera giornata da domenica e la chiusura il 1 giugno. Torneranno a sfilare i carri, i nostri bellissimi carri fioriti per le vie del borgo, uno dei borghi più belli d'Italia, e questo allieterà la gioia di tanti. E vorremmo mandare anche un messaggio di speranza, perché comunque in questo momento abbiamo bisogno anche di bei messaggi, quindi la tradizione e il futuro, questo è quello che abbiamo voluto inserire, la contemporaneità e la tradizione, per poter tramandare anche all'esterno un messaggio davvero grande di pace, responsabilità e serenità. La Maggiolata Lucignanese è uno degli eventi, l'evento della Val di Chiana, in uno più, dei borghi più belli della nostra Toscana. Si incontra la voglia di far festa, il saper utilizzare i fiori, l'artigianalità e la manualità di tante donne, di tanti uomini che provano a far sorridere gli altri. È un evento bello, così bello che consiglio in questi giorni ai cittadini della Toscana di andare, di conoscere i nostri borghi, di andare a conoscere le nostre tradizioni. E tutto questo avviene tra tradizione e contemporaneità, la contemporaneità di chi vuole vivere con speranza e ottimismo verso il futuro. Con le persone, con il pubblico, con i tanti volontari che stanno facendo questi carri, con la voglia di fare esplodere di colore un borgo che è già bello di suo ma che diventa in questi giorni davvero meraviglioso. Migliaia di fiori, tantissime persone che sacrificano il proprio tempo per rendere Lucignano ancora più bello, un grazie a loro, all'amministrazione comunale, a tutti quelli che provano a fare un servizio alla propria comunità. In questo caso lo fanno non solo a Lucignano, alla provincia d'Arezzo, ma a tutta la Toscana, che risplenderà e si sarà riflessa in quei fiori dai colori meravigliosi. Quest'anno è una manifestazione speciale perché è quella della ripartenza dopo 2 anni di stop, e quindi pensiamo davvero che possiamo quest'anno più di sempre pensare al rifiorire, a rinascere, a ridare un'opportunità di divertimento, di musica e di buona gastronomia. Quindi l'invito è veramente a vedere questa manifestazione, questa Maggiolata, che è veramente una perla e che quando uno l'ha vista ne rimane contagiato e tornerà anche nei prossimi anni. Quindi veramente grazie ai volontari e andate a vedere la Maggiolata.